Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Carissimi fratelli e sorelle, oggi, nella festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria al cielo, abbiamo la gioia di leggere insieme e meditare questo Vangelo della Visitazione. Maria è assunta in cielo, esultano le schiere degli angeli, ma nello stesso tempo, in questa festa, noi sentiamo l'eco dell'esultanza dell'anziana mamma Elisabetta, dell'esultanza del bimbo che porta in grembo il precursore Giovanni Battista. Vogliamo chiedere il dono dello Spirito, quello stesso Spirito che colmò Elisabetta e che le permise di gridare a gran voce a Maria che l'aveva raggiunta: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo». Ecco, chiediamo il dono dello Spirito anche noi in questa domenica, perché sotto la sua guida possiamo comprendere il Vangelo di questa solennità mariana. O Spirito, rendici partecipi della beatitudine di Maria. Lei è beata perché ha creduto all'adempimento di ciò che il Signore le aveva detto. Lei ha sperimentato la prima delle beatitudini del Vangelo, come ci ricorda Papa Francesco. Abbiamo bisogno, Divino Spirito, della tua sapienza, della tua scienza, dell'intelletto e del consiglio, per entrare nella pienezza del mistero di amore che si compie in Maria nella festa dell'Assunzione al cielo. Ci rivolgiamo a te, o Maria, Madre di Gesù e della Chiesa. Intercedi per la nostra comunità, le nostre famiglie, l'umanità intera. La presenza inebriante dello Spirito Santo nella tua vita porti a compimento anche in noi il mistero dell'amore di Dio. Fa che siamo beati e docili anche noi all'ascolto che ha plasmato e ha portato a compimento tutta la tua storia, la tua avventura. Il Vangelo allora oggi ci invita intanto a metterci in sintonia con questa
direi, sollecitudine di Maria. Il Vangelo parla della fretta di questa giovane donna che va verso la regione montuosa. Mi piace sottolineare con voi come la Madonna è sempre pronta, non si attarda, non si chiude. La Madonna non è ferma, è sempre dinamica verso colei che ha bisogno del suo aiuto, della sua vicinanza, del suo affetto, del suo sorriso. E poi con la Madonna credo di poter sottolineare con voi anche la dimensione così umana del saluto. Il saluto diventa un segno di una relazione piena, di una relazione gioiosa, di una relazione costruttiva. L'incontro tra Maria ed Elisabetta riempie il nostro cuore di fiducia, ci fa capire che anche l'umanità di oggi può imparare a salutarsi. Le lingue nostre sono diverse, ma la sostanza, il desiderio di guardarsi nel volto, negli occhi, il desiderio di stringersi la mano, di abbracciarsi, tutto questo appartiene all'umanità di oggi e di sempre. Colmati dallo Spirito Santo, anche noi vogliamo salutare la Vergine Maria in questa opera di trasformazione delle nostre relazioni, quando ella viene incontro a ciascuno di noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità. Ella che nella città di Trapani veneriamo in modo particolare proprio il giorno dopo dell'Assunzione, ella è la nostra maestra nelle relazioni, ma è anche e soprattutto la nostra madre che ci attende lì nel Regno dei Cieli, laddove è stata assunta. Da lei impariamo il Magnificat, l'anima mia magnifica il Signore. Impariamo ad abbracciare tutte le generazioni del passato, del presente e del futuro. Il compimento che l'umanità ha raggiunto nella umanità di Maria è qualcosa che ci riguarda profondamente. Il mistero dell'incarnazione del Figlio porta alla realizzazione piena della salvezza in Maria, che sperimenta prima di tutti noi la pienezza del dono del Salvatore proprio in questo modo, nella assunzione al cielo. E davvero possiamo dire che ha fatto grandi cose l'Onnipotente in lei. Davvero possiamo dire che con Maria l'Onnipotente si presenta nella storia dell'umanità tutta come colui che innalza gli umili. Mi piace pensare allora che l'assunzione della Madonna è davvero la più grande lezione di umiltà che il Dio Trinitario, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo consegnano oggi all'umanità. Una lezione di umiltà che dice la vittoria degli umili, la lezione, la cattedra dei piccoli. Per questo tutti i verbi che indicano il rovesciamento della logica umana sulla bocca di Maria, tutto questo è proprio il segno di quel Dio onnipotente che ha innalzato gli umili. Vogliamo credere anche noi all'adempimento di ciò che il Signore continua a dire alla Chiesa e attraverso la Chiesa. Non siamo mai soli. Maria continua a visitare anche le nostre storie, i nostri territori, ed è davvero la più amata di tutti i figli e le figlie di Abramo. In Maria va a compimento il mistero di amore. La nostra gente onora la Madonna in un modo specialissimo. Ci sono santuari di ogni tipo nel nostro territorio diocesano, come in ogni diocesi, sia nelle diocesi più antiche come nelle diocesi di più recente istituzione. Il nostro sguardo torna a contemplare Maria e lo facciamo con l'immagine, con l'icona della Madonna di Trapani. Lo facciamo con lo sguardo del Figlio
che è stupito, estasiato, commosso davanti allo sguardo della madre, e lo facciamo con gli occhi di Maria che risponde allo sguardo del figlio e allo sguardo dei discepoli. Maria ci insegna la dimensione contemplativa della nostra vita, ci insegna a guardare con l'occhio contemplativo tutte le situazioni della storia, tutti gli svantaggi, tutte le povertà, perché noi in lei possiamo veramente aprirci a quello sguardo che porta all'eternità, al senso contemplativo della storia. Possa ella davvero sostenere il cammino di ogni battezzato, perché ogni battezzato possa essere fermento di vita e di vita eterna nella storia. Thank you.